Nel derby con l'Ancona tanti passi indietro, scelte di formazione discutibili. Atteggiamento sbagliato, centrocampo senza interdizione in difesa, Brosco in evidente difficoltà. Insomma, una partita da dimenticare. Affermo l'ultimo atto della stagione regolare: vincere per chiudere almeno in settima posizione, ultima utile per disputare il primo turno playoff in casa, con due risultati su tre al novantesimo. Indisponibili Aloy e Masala per infortunio, squizzato causa squalifica. Merola non è al 100%. Tra i convocati finalmente, per Pellacani, diversi dubbi. La certezza e l'impiego di Matteo D'Agasso in cabina di regia. Possibile 11. Plizzari tre pali in difesa. Pierno favorito su Floriani, Brosco, Mesic e Milani. A metà campo D'Agasso, Play, Mezzali, Tuniov e Franchini in vantaggio su De Marco. Davanti, Merola e a Cornero a supporto di Cupone, forse preferito a Vergani per la tipologia di gara. Ripartenze rapide e veloci. con un avversario che ha un solo obiettivo la vittoria e molto probabilmente concederà spazi da sfruttare. Ho visto la squadra comunque con mm. una voglia di, di, di riscatto, subito dal primo giorno dopo che siamo tornati dal giorno di sosta, mm. perché comunque eh, sa, hanno capito benissimo di, di aver fatto un passo indietro rispetto a quello che avevamo. È costruito nelle, nelle partite precedenti. Non mi sono assolutamente pentito di, di aver fatto quelle scelte lì, penso che fosse la partita giusta per, eh, eh, per far giocare Edoardo, Vergani, la stessa cosa vale per Lorenzo, Meazzi, eh, quindi non, non ho nessun rimedio anche perché altrimenti ci sarebbero stati problemi subito dall'inizio. Fare 20 minuti comunque a buon livello, con eh, buona gamba, di, eh, abbiamo fatto anche delle discrete cose in fase offensiva, in fase difensiva anche la percezione durante la partita è quella magari di non aver eh, alzato un po' il ritmo nella fase difensiva. Fermana con l'acqua alla gola, visto il ritardo di più di 8 punti dall'Ancona, quint'ultima in classifica, per evitare la retrocessione diretta ed accedere ai playout. La squadra di Mosconi, 11 punti in 7 gare, deve battere il Pescara e sperare che i dorici di Boscaglia non facciano la stessa cosa nel confronto interno con la Lucchese oppure che l'Entella, 42 punti, perda in casa con la Recanatese. Fuori lo squalificato Scorza e il difensore Santi, causa e fortuna. Sistema di gioco 3-5-2, probabile 11. Borghetto Trepali, in difesa Heinz Fort e Caros. Sulle fasce Niang e Petrungaro, il metronomo è il 32enne Manuel Giandonato, Abruzzese di Casoli, ex Lanciano. E in precedenza Giovanili Delfino. Interni Malaccari e Misuraca. In attacco il tandem Paponi Sorrentino. La fermare è una squadra che sta bene. La squadra che. Eh, con, con il nuovo allenatore ha perso due partite e basta, eh, ha fatto 11 punti, è una squadra che ha cambiato il modo di giocare in maniera ancora più aggressiva, ha capito l'importanza del, eh, del periodo e nonostante comunque, eh, sia in una posizione molto complicata eh, è una squadra viva. Quindi se andiamo lì pensando di dover fare solo la partita sotto il profilo del possesso palla, Facciamo, commettiamo un grandissimo sbaglio. Pochi i precedenti allo stadio Recchioni di Fermo, una sconfitta 2-1 il 6 gennaio 2002, campionato di Serie C per l'11 di Ortega a segno. Manca e di Salvatore col momentaneo pareggio di Fabio Artico. Nelle immagini in B, vittoria per 3-0 della Pescara di Galeone, 27 febbraio 2000. Grande apertura di Maurizio Rossi, controllo e destro vincente di Federico Giampaolo, mattatore del match con una doppietta. Prima però il raddoppio di Vucoia, servito da Max Allegri, tris di re Federico con questo delizioso esterno. Nulla da fare per l'ex il compianto. Mimmo Cecere di nuovo in Cile 13 ottobre 2002. Altro successo. 3 a 2 dei Becchurri allenati da Ivo Iaconi, show di Giampaolo e Cecchini. Dopo il vantaggio firmato da Mastro Nunzio, subito annullato dall'appareggio di Cecchini. Nel secondo tempo, grande giocata di Luca Minopoli, cross di apa velo di Giampaolo e bis dello stesso Cecchini che poi restituisce il favore. Al suo compagno di reparto, applausi a scena aperta. Nel finale, la fermana accorcia con Mastro Infine, due anni fa, 20 febbraio 2022, match particolarmente duro e insidioso per i biancazzurri di Auteri: sotto 1-0 a fine primo tempo. Gol di Cognigni, oggi attaccante del Giulianova. Nella ripresa, espulso doppio giallo, il difensore Alagna, fermana in 10. Entra dursi che si procura il rigore e lo trasforma. Finisce 1-1.